Una domanda, come ti trovi a casa, in questa nuova bene, casa? Bene, bene. Ti trovi bene? Molto bene. E cosa fate? Aiutiamo, prendiamo, amiciamo, facciamo a messa, facciamo tante cose. Quindi è un bel posto dove si sta bene, dove si sta in compagnia. Sì. Tu ci hai scritto praticamente... Faccio lavare i guaglioni, i virgi, c'è ogni cosa pulita, sì. Quindi ti rendi utile. Sì. E tu qui su questo cartello c'è scritto condivisione, quindi condividete insieme tante cose. Sì. Condividete insieme, ad esempio, non lo so, il cibo, gli spazi, il divertimento, i giochi. Ho mangiato con un assistente loro. Chi se ne occupa? Tutti quanti, Pietro loro. Ho capito. E Nunzia com'è? Nunzia è brava? Nunzia è abbastanza brava. Abbastanza, ha detto Nunzia è abbastanza. Ci vuole tanto bene. Ha detto non sia abbastanza brava, ha detto non del tutto, non abbastanza. No, sei brava, brava. È brava. Brava no. Sotto lo sguardo minaccioso ha detto no, che è brava. È brava, sì. ok. Allora. Adesso posso chiedere pure a lei. Maria, tu invece c'hai il cartello dove c'è scritto condividere una vita. Io bene, tutta la mia piazza, mi caffè a Matteo, a tutti. E la casa ti piace? Sì, proprio bene. La compagnia è buona? La compagnia mi piace. La casa, la compagnia. E questa giornata sei contenta di essere qua? Sì, abbastanza bene. E questo spettacolo adesso che vedremo, chi è che lo ha organizzato? Chi ci fa parte? Tutto. Quindi vedremo qualcosa di bello, di particolare? Bello, sì. Ok, adesso andiamo avanti e chiediamo a qualcun altro se qualcuno ci dice qualcosa. Quintino, allora riunione d'ascolto, come ti trovi tu invece in questa casa? Io mi trovo benissimamente bene, sono contento sempre che loro a noi ci aiutano sempre e noi agli altri ci diamo una mano per evitare che siamo insieme, no? E ci vogliamo bene. Quando usciamo loro ci tengono la fiducia di camminare sulla strada giusta e noi per tanti anni siamo contenti e felici di stare sempre in quel posto. Grazie. Grazie a te Quintino, grazie. Elena, ma chi è il più bravo? C'è uno che è più bravo di loro? Maria De Luca è la più brava. Poi dopo sei il secondo posto, da? Maria è più brava di te. È una guagliona. Ma chi è che invece ti fa un po' più arrabbiare? No, arrabbiare nessuno, no. Quindi no. Sono tutti bravi. Tutti bravi, sì. Quintino mi sa che ha detto che forse è il più bravo, più organizzato e più ordinato. È il più gelosone. È il più gelosone Quintino. E tu invece c'hai il cartello dove dice ridere, ballare e cantare. Perché a me mi piace tanto ballare. Ballare? E cantare pure. C'è una canzone preferita, un ballo preferito? Di Laura Pausini, Fratel Mare. Bella, quella è una bellissima canzone, bravissima Laura Pausini. Ma vedremo qualcosa oggi qua? Sì, dei lavori che abbiamo fatto insieme in condivisione, tutti quanti insieme. E questo è un lavoro bello perché l'avete fatto in condivisione insieme. Sì, perché noi cerchiamo di essere uguali come tutti gli altri. Bellissimo. Che abbiamo qualche difficoltà. Ma la difficoltà secondo me ce l'abbiamo tutti, non esiste una persona che non abbia la difficoltà. E come la si affronta? Voi l'affrontate con allegria, ridere, ballare, cantare? Io l'affronto bene perché vengo pure in vacanza da sola, vengo con Nunzia che mi telefona e mi fa fare i campi di Alegon. Sei bravissima, allora adesso io sono curioso di vedere quello che succederà oggi qua e cosa vedremo. Grazie. Prego, grazie a te.